Prima a Senigallia, poi a Pesaro. Dall'alluvione di settembre a quella di maggio, il ministro alla protezione civile Nello Musumeci ha incontrato sindaci e delegazioni amministrative ferite dai danni delle due calamità naturali abbattutesi nelle Marche negli ultimi 10 mesi. In entrambe le riunioni Musumeci ha cercato di rassicurare le realtà marchigiane circa l'intenzione alla ricostruzione post-alluvionale da parte del governo. Non più con la politica dei rattoppi, ma con un piano strutturato e duraturo. Allo stesso tempo ha avviato il ragionamento sull'ipotesi di un fondo per le ricostruzioni a fronte di emergenze purtroppo sempre più frequenti. Mi permetto di dire 3 riunioni importanti, perché stamattina abbiamo tenuto un vertice tecnico con i riferimenti più importanti sul territorio e abbiamo individuato, dopo aver ascoltato gli amministratori locali, quali sono le criticità, la voglia di fare presto e di fare bene, la voglia di dare risposte concrete alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni. E mi sono permesso di condividere assieme a questa impostazione la necessità di ricostruire in fretta, ma ricostruire per evitare di dover riproporre le vulnerabilità, le fragilità del passato. Non basta ricostruire presto, ma bisogna anche ricostruire meglio, con uno studio attento del territorio, sapendo che il rischio zero non esiste, ma che possiamo, in una seria prevenzione strutturale, ridurre la portata del rischio in un territorio che, come la storia anche recente ci insegna, è particolarmente vulnerabile. Ma c'è grande buona volontà, i sindaci, i presidenti di provincia, la regione che ha voluto questi appuntamenti e il governo nazionale. Se facciamo rete, se una volta tanto mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo per il diritto alla sicurezza, che è prioritario e fisiologico, io sono convinto che le risposte arriveranno. A Pesaro Musumeci è arrivato accompagnato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e da Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell'Economia. Ad accoglierlo il vice sindaco Daniele Vimini in una sala del Consiglio Comunale, gremita di sindaci dei comuni feriti dall'alluvione di maggio, da assessori e consiglieri regionali, così come dai vertici delle forze dell'ordine provinciali, prefetto compreso. La fase della progettazione delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico è la fase della ricostruzione delle infrastrutture e la fase della ricognizione definitiva per i ristori delle famiglie e delle imprese più colpite. Una fase che sta procedendo speditamente, oggettivamente la burocrazia è tantissima, però contiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di velocizzare una azione che a noi sta molto a cuore, perché vogliamo non solo mettere in sicurezza questi territori e dare delle risposte più efficaci possibili, ma soprattutto farlo nei tempi migliori possibili. Acquaroli, in veste di subcommissario per la ricostruzione di entrambe le alluvioni, ha lasciato intendere che si cercherà di ragionare su percorsi differenti. Prima l'alluvione nella nostra regione ha avuto un impatto devastante, come abbiamo potuto raccontare e vedere nei mesi scorsi, e la fase che è stata molto faticosa di soprattutto raccolta delle informazioni e della ricognizione, che poi presuppone alla distribuzione dei 5.000 e 20.000 euro per le famiglie e per le imprese, la progettazione e tutto quel lavoro fatto per la somma urgenza e la messa in sicurezza immediata dei fiumi e delle infrastrutture danneggiate, e tutto il lavoro svolto noi non lo vorremmo perdere in un contenitore molto più vasto. Quindi, per quello che ci concerne, vorremmo continuare a lavorare speditamente sull'alluvione del settembre 2022 e stare chiaramente nel gruppo per l'alluvione della primavera del 2023.